Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna a Montecompatri, suggestiva località di Castelli Romani a pochi chilometri da Roma, dove potete venire a gustare la nona edizione della Sagra delle Fettuccine Fatte a Mano. Anche quest'anno ormai è una consuetudine, sono 9 anni che facciamo questa sagra. E pure quest'anno speriamo di allietare i palati delle persone con le pietanze che il nostro cuoco Checchino prepara con solerzia e grande capacità durante le serate del 25, 26 e 27 di agosto e anche il 27 anche a pranzo. Allora Presidente, cominciamo a dire qualche numero. L'anno scorso è stato un successo sotto tutti i punti di vista, tantissima gente accorsa nella 3 giorni, più di 4.000 uova usate per fare queste fettuccine fatte a mano. Quest'anno quali sono gli obiettivi? Guardi, quest'anno gli obiettivi sono circa 4.500 uova, abbiamo per fare i sughi 140 kg di macinato, 2 quintali di funghi porcini, e poi abbiamo 1.400 bistecche di collo di maiale per la carne alla brace, 1.300 salsicce per le salsicce alla brace, 6 quintali di patatine. Cosa importantissima quest'anno rispetto all'anno scorso è che abbiamo 1.000 posti a sedere, quindi la gente può stare comodamente seduta a gustarsi sia lo spettacolo che le pietanze. Non solo fettuccine nella 3 giorni di festa a Montecompatri, ma anche un accompagnamento musicale ad allietare i visitatori. Infatti avremo 3 complessi e il venerdì sera cominceremo con il complesso che canterà stornelli romani e canzoni prettamente romane. Poi avremo 2 complessi sia il sabato che la domenica che fanno musica anni 60, 70, 80 e 90. E nell'area, nello stand, nell'arco degli stand ci sarà anche una signora che trucca i bambini. Grazie al supporto del comune di Montecompatri, la festa si preannuncia un vero e proprio successo per la località dei Castelli. Un ringraziamento particolare però spetta alle signore di Montecompatri e al loro lavoro per questa manifestazione. La parte da leone lo fanno come sempre e come ripeto in tutti i miei discorsi, le donne di Montecompatri che con la loro pazienza e con la loro capacità riescono ad ammassare 4.000, quest'anno 4.500 uova, ammassare, tagliare e fare le fettuccine. Quindi io il ringraziamento più grande lo devo dare sempre e soprattutto a loro, alle donne di Montecompatri. Un grandissimo supporto per questa nona edizione lo ha dato il comune di Montecompatri e la figura del primo cittadino non ha voluto mancare a dare una mano a questa importante manifestazione. Sì, beh, certamente la Sagra delle Fettuccine Fatte a Mano ormai è un appuntamento enogastronomico che è diventato una consuetudine per l'estate monticiana. Quest'anno è giunta la 9ª edizione con sempre maggiori risultati nel corso degli anni. L'anno scorso sicuramente qualcuno prima di me avrà ricordato che sono state impastate ben 4.000 uova per fare le fettuccine da allietare, diciamo, i pranzi e le serate degli ospiti di Montecompatri. Anche quest'anno ovviamente vi aspettiamo numerose perché tutte le serate saranno comunque accompagnate da complessi che svolgeranno attività musicali, allieteranno ovviamente il pasto che vi assicuro è veramente ottimo. Una manifestazione che anno dopo anno cresce, cresce di numero, cresce insomma anche di quantità di fettuccine servite. E quanto è importante per il suo comune richiamare con questa manifestazione del pubblico da tutti i paesi limitrofi? Beh sì, è molto importante perché ovviamente tutta la nostra estate è improntata alla cultura, allo spettacolo ed anche al turismo e questo sotto il profilo turistico è sicuramente un appuntamento molto importante perché come si sa le sagre richiamano molte persone ma questa sagra è veramente unica nel suo genere e nel tutto il panorama dei Castelli Romani. In nessun caso infatti si vedono impegnate così tante persone per molti giorni al fine di preparare poi quella che sarà una festa che si esaurirà purtroppo in un solo fine settimana. Una manifestazione che appunto anno dopo anno cresce, l'anno prossimo sarà la 10ª edizione, può essere un punto di riferimento proprio del comune di Montecompatri.
Beh, speriamo che per la prossima edizione, che insomma sarà la decima e quindi cifra tonda, l'associazione e il suo presidente possano magari regalarci qualche chicca e sicuramente, come hanno fatto anno per anno, aggiungere qualcosa e migliorare l'offerta che viene fatta all'usufruitore della festa stessa e quindi delle fettuccine, che sono veramente, devo dire, eccezionali. Ci aspettiamo quindi per il prossimo anno sicuramente delle numerose sorprese, tra l'altro già annunciate, quindi è un impegno che il presidente Giovanni Severoni ha preso con il comune di Montecompari. Noi ovviamente lo sosterremo in questa scelta, vediamo che tipo di offerta ci farà. Non solo il sindaco, ma anche l'assessore all'urbanistica Agnese Mastrofrancesco ha voluto esprimere l'importanza della nona edizione della Sagra delle Fettuccine Fatte a Mano. È importantissima perché consente a chi viene a visitare per la prima volta il nostro paese di ammirare come è tenuto, come amiamo noi monticiani il nostro paese e come accoglie in modo molto gioviale chi viene da fuori, dai castelli romani oppure dai paesi limitrofi. Manifestazioni del genere sono anche un motivo per attrarre del pubblico e far conoscere questa splendida località. Infatti è un doppio ringraziamento sia per quanto riguarda il fatto che sia arrivato a tagliare questo traguardo, che l'anno prossimo lo martelleremo, che dovrà essere una sagra eccezionale, e sia ringraziarlo perché consente alle persone che ancora non conoscono Montecompari o lo conoscono poco, gli dà la possibilità di venire a conoscere, ad ammirare, ad apprezzare, ad assaporare i nostri gusti. E con lei ci vediamo nella tre giorni di questa sagra. Sempre stata fedele a Giovanni, agli amici delle fettuccine, e continuerò sempre. Montecompari vi aspetta nel weekend del 25, 26 e 27 agosto per la nona edizione della Sagra delle Fettuccine Fatte a Mano. Ci vediamo il 25, 26 e 27 agosto a Montecompari, il 27 agosto, che è di domenica, anche a pranzo. Ci vediamo, vi aspettiamo e sarebbe gradita la vostra presenza.